Sì, prova. Good morning, you speak English. Solo che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che va a cantare. E poi la canta. A dove? Con barco. Carlo Magno ne fa piacere. Andiamo niente, Serafè, con Carlo Magno. Fallo, Serafè, buongiorno. Parte da... Fai vedere questo spettacolo. Vieni a casa, vieni. C'è la macchina qua, c'è. Oh, c'è una signora che è là. Come ha fatto così a fare? Ma va a te. Lui, no, verrà. Questo signore, il professore di Serafino. Ma chi ti ha insegnato? Com'era? Aspetta! Serafino è un artista. È un bravissimo alunno, una bravissima persona, un eccellente ragazzo. Il mio prossimo a diventare uomo. Ma che professore è? Professore di educazione musicale. Educazione musicale. Ah, perciò tu canti bene, Serafino. Frate, mi è capita la mattina, ispirta la mattina. Mamma mia, ragazzi. Ancora una cosa, a borsa. O dopo se non può venire perché si porta giustamente dietro. Guardate, signora. No, un secondo, sì. Signora, prima mattina andiamo fuggendo che mi portavo cosa, raga. Questa bella maglietta. Ma una sparatoria c'è stata. A borsa è là, però, scusa. Me la dà una mano lei, buongiorno, buongiorno. Siamo nelle piazze, vediamo. Guarda che. Oh, mi aiuta, vieni con me. Mi porta a borsa, va bene? Mannaggia la miseria. E che vi fa fare cos'è? Siamo a Rogliano, ragazzi, eh! Se ci volete chiamateci nelle piazze! Che fa? Ma non vuoi fare? Ma c'è a te un cambio la macchina che lì è uccio, mannaggia la miseria. C'è, un cambio? Un cambio la macchina. Un cambio la macchina? Perché tu cambi con la macchina? Uccio. Ha una tena automatica? No, non è automatica. E che macchina tiene? Normale, con le mani c'è per... Casi la vuoi. Buongiorno a tutti, ragazzi! Come state? Ragazzi, insomma. Ragazzi. Però è sempre ragazzi, cioè. Lei abbiamo grande 5 stelle, siamo stati. Giornalista. Vieni. A quanto la borsa là, ragazzi? Quanti anni sono passati? Lo conoscete? No. Vi saluto. Caro Pino, oggi presentate però. Io sono Ferdinando, non c'è bisogno. No, vabbè. Non c'è bisogno. Ma se, scusa, ho capito, ma su quell'occhiale, con la barba, non è certo che Ferdinando Perri, giornalista, abbiamo condiviso una bella esperienza in quel di 5 Stelle. Esatto. Quelle 7. È stata una bella esperienza, sì, peccato sì. Sia finita. Peccato sia finita, siamo stati anche colleghi, abbiamo fatto delle belle trasmissioni. Grazie. Insieme. Grazie. Trasmissioni, io ti ricordo una trasmissione non stop elettorale, dove tu gestivi magistralmente il tabellone, vero? Che meraviglia, meraviglia. Il tabellone che lo riproporremo con due. Buongiorno. Bei ricordi. L'intrattenimento con la politica. Una bella. Salutiamo anche Mario Logullo perché sicuramente è stato il direttore. Ma dobbiamo salutare, ne dovremmo salutare parecchi. No, tutti. L'elenco sarebbe lungo. Io vorrei salutare uno per tutti. A mio avviso uno, il vero editore televisivo calabrese, l'ingegner Francesco Grandinetti. Lo abbraccio anche io perché mi ha dimostrato tanto affetto e tanta stima, perché veramente in quel percorso è stato e lui mi ha sempre sponsorizzato, nel senso che mi ha voluto fortemente. Grazie, questa è una ben bella salute. Ferdinando, niente. Dopo abbiamo caffè allora. Sicuramente. È un piacere incontrare i colleghi e si è lavato divertendoci veramente bene. Grazie di tutto, arrivederci. Arrivederci. Aspetta, Costantino, grazie. Costantino. Giulia. Andiamone. Mio figlio. E sono a Roma, mio figlio fa il commercialista. Ha studiato a Roma. Se paghi le tasse, giovane, ti raccomando. Vediamo di riuscire a incontrare la gente, Serafè. Buongiorno, come sta? Non sei in lei. Non c'è. Allora, andiamo prima a borsa. Andiamo da sorella. Sì. Andiamo da sorella. Stamattina è proprio tosto. Buongiorno sorella, che comprate? Buongiorno. Facciamo un soldo alla nostra Calabria bella. Sì. Ah,
faccio, Io che sta ingugnando. Trovami un personaggio. No, dopo. Caffè, adesso no, prima dobbiamo chiudere il permesso del signor. Buongiorno, come va? Che meglio, ecco, prendete esempio da questa bella signora. Ah, sì. Lei ci segue ogni tanto. Il canale 3. Questo è il canale 19. Sulla cica. Molto una bella maglietta. Per ognuno, così la portate a vostro figlio. Eh? Non ne ho figli. E lo facete, signor Moro. Aspettate, un nipote. Perché la reclama? No, se lo vuole questa bella maglietta. O vuole una bella tazza di caffè, signor? Guardi, il caffè non lo prendo. Oh, signora, me che vuole di me. Arrivederci. Beh, piglia che sa casa la febbre. Adesso solo l'occhiale, se lo. Sì. Ah. Guarda, alla curva, piglio. Alla curva, questa è la curva. Mi dà moto. Buongiorno, signore. Alla curva. Buon trovo, che arrivo sopra. Non me. Ah, mamma! Adesso scelgo me. Avesse. Alla curva. Ah, può far sapere, ha ragione. Avesse. Perché loro vanno in la curva, tutto le fuori. Ma la prossima là, prima se la fa. Buongiorno. Guarda, va. Brum, 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 brum. Mi danno pure i pantaloni, stamate. Ecco, questo, vi faccio vedere intanto. Questo paese meraviglioso. Bello. Dov'è la cantinella del Grasin grande? Mi ce ne faccio chiarenza. La grande cantina? Il cantinella del grande. Che sa qua? La cantinella del nostro grande. Ma ricordo perché. Buffò. Buffone. Non Pierè. Ah sì. Papà. Non è Pierino Buffò. Vabbè. Ma perché scappate stamattina? Beh, piglia con un guarda che sto. Ma capite stamattina che fuggite? Capite? Signor disordinato! Capite stamattina che fuggite? Che c'è la maglietta, sì. Guarda che sono tutti disordinati con i capelli. Guarda che puntata, no? Che stai in un cane, che monino, Serafè? Che sono ni uno. Stai a casa, vuole venire con me ad aiutarmi? Vieni con me, vieni. Mi porto la busta. Che sono io, né una rucana né un. Ma tu hai la maglietta? Vieni. Posso? Come sei bella. Grazie. Ma scusa, la mattina uno esce, non è che esce che per una festa. Hai visto se c'è la ginetta stamattina? Infatti sono struccata. Ma è bella, guarda che. Adesso ci porto la borsa, vieni qua. Non ci sente. Tu ci aiuti, borsa. Sì. Vieni con noi, ok? Così foto. Non ti muovi da qua. È bella però. Quindi questa è la cantinella del Piano Buffò. Non lo so. Di dove sei? Io sono di Rogliano, però abito a Soverato adesso, quindi non lo so. Amici di Soverato, organizziamo una puntata. Intanto ti do questa bella maglietta. Ok, grazie. Perché la borsa è lì. Tu studi, che fai? Ok, sì, faccio farmacia. Ah, farmacia, bravo. Sì, l'ultimo anno. Meraviglia. Quindi qua ci sei fidanzata, c'è l'amore qua. No, l'amore è di là. E che sta facendo qua? Sono venuta a trovare la nonna. Ah, la nonna. Guarda che. Perché scappa la gente stamattina? Perché? Caffè. Grazie. Grazie. Buongiorno. Ah, ma da qua si va in piazza però. Quindi questa era la cantinella del nostro grande Buffon. A dove è la cantinella? Non lo so, mi pare che ha giù. Andiamo verso qua. Allora, però mi ha pigliato la borsa, Serafè. Allora, aspetta un attimo. Vedi dove è la nostra macchina? Macchina lì. C'è una borsa, me la porto? Sì. Ah, ti aspettiamo qua? Bene. Borsa? Ok, va, ti aspettiamo. E lei ha pigliato però, che. Scusa, no, aspetta. La mia ha pigliato. Vieni qua, scusa. In piazza. San Domenico, qua.
C'è una borsa, me la porti così e facciamo un po' di riprese qua. È aperta la macchina. La borsa è sotto la borsa. Ah, sotto la macchina. Ha pescato in bacia. No, scherzo, scherzo, voglio bene. Nel senso che sì, è vicino la cosa. Mm. La puoi portare qua? Sì. Ok, ti aspettiamo. Vediamo se... Dai, porta a provare così un anno. Quindi, dai, andiamo a vedere la borsa. Dai, datemi una mano, ragazzi, dai, datemi una mano. Buongiorno, signor, capitegno una mano, dove dovete andare? Sono arrivato, abito qua vicino. Ah, di Milano è lei? No, non sono di Rogliano. Che paese meraviglioso, bello. Ti piace? Sì, mancavo almeno da vent'anni che mancavo da qua. Davvero? Mi dispiace, una presenza così. Invece fai fotografie e pigli la borsa, capito? La borsa. No, non c'è problema. Grazie davvero. Grazie, buongiorno. Allora, ragazzi, stiamo aspettando la nostra borsa per chiudere una puntata. Attenda quei quattro, guarda che giove. Dove sta? Dove è andata? Scambiamo una parola. Ciao. Stavo cercando. Lavora con voi. Ma tu cosa hai studiato? Professore. Anche lei è professore. Guardando il professore, perciò ha fatto sa riuscita, fate mia. Che professore è lei? Ero professore in pensione. Professore di fisica all'università. Ah, aspetta, forse tu pure professore mio. Come si chiama di cognome? Fiore. Professore Fio. Io e lei abbiamo avuto un'esperienza di vita vissuta. Sì, un nefio, Don Sandro Bonecalzi. Ah, sì. Sì, così invecchiato, sì, Gigliotto. Pino Gigliotto. Mi ha fatto piacere rivederti. Grazie, veramente. Guarda, certe volte, grazie di cuore, veramente. Mi sciani lacrime. Ha molto proprio professore insieme. Ma di cosa mi credo con la borsa? Ma potevi dare la televisione? Certo, la televisione, che adesso mi la lavatrice. Buongiorno, signore. Acchiappamica. Buongiorno. Scusa, la borsa, dove era? Facciamo vedere anche queste scorci del paese. Se volete, noi tra il serio e il osteria del co. No, io avevo visto osteria era buona, compa. No, ma vieni. Macchina, piazza, borsa, borsa, macchina, giusto? Borsa, me la vai a prendere. Ma chi la va a prendere questa? Tu che la sei? E dove? In piazza. No, vabbè, ok, no. Buongiorno. Signor, scusa, mi ritorno là per la borsa. Allora facciamo una cosa. Vieni con me, dai. Ragazzi, purtroppo è a borsa, capito? Stiamo aspettando qualcuno che ci viene ad aiutare. Lavoro un ginne, ma vagabondo. È venuta una ragazza ieri, no? Ma quando mi date? Ma se tu non sai, cioè ancora non sai che, quando ti mi dà, cioè, provate a lavorare, poi si parla di lavoro, guarda che bella violenza, no, ma qua c'è Rubino, facciamo Rubino, che non è, no, se facciamo pubblicità gratuita, si paga la pubblicità, sarebbe un nuovo video che facciamo a mattina appena busca 170 milioni all'anno, a basta l'hanno fregato. Oh! Buongiorno, chiami in giro, vieni. Signor, scusate, avete... Vado di fretta. Buongiorno, come state? Buongiorno. Ah, ho mica bevuto il coso. Tieni qua. Mezza i cavuti se non mi cadono, capito? Ride, non lo capisco. Hai visto la borsa dove? Borsa? E vieni con noi, via. Oh. Ma basta chiedere. Bravo, vieni con noi. Te, porta. Andiamo qua. Beh, salutiamo i nostri amici che... UFSB. Quante storie qua, vi ricordate? Io lo vedo ogni tanto per televisione a questo. Buongiorno. Buono trovato. Che meraviglia. Da quanti anni? Che meraviglia, guarda là, che meraviglia. Da quanti anni manco qua? Una vigilia. Un maggio.
Quale Luigi? Non è mio fratello. Siamo fratello Orella. Ma allora, questo è un grande. Come grande sta? Calciatore, grande. Come tutto stai? Ma tu il Rucambango? Sì. E che è il Nuvaglione ancora? Scusa, no, scusa. Nuvaglione, ti ho badalove, compagno. E innanzitutto come stai? Grazie a Dio, ma enormemente piacere. Pure a suo giro un'amo cavata. Benvenuti. Ma basta, grazie, vieni qua che ci siamo. Guarda Sergio, vabbè, facciamo lavorare, dai. Tu. 20 anni fa ci si stava. No, dillo, no, aspetta. Diglielo per quanti anni fa? 20 anni fa. Avete solo copia. Ma ti seguiamo perché sappiamo che vai anche in Canada. Il 3 novembre, bravo. E ci sono anche i nostri paesani in Canada, a Toronto, eh. Molti ce ne sono roglianesi. No, ma qui abbiamo nella Valle del Savuto, praticamente abbiamo il grande Tony Serravalle, tutti gli amici. Salutiamo Tony, un abbraccio, ci vedremo il 3 novembre a Premodalese e poi faremo qualche altra cosa con te perché ci fermeremo con te fino a 10-13 giorni per fare tante belle cose insieme. La Valle del Savuto, un grande club, certo, come no? Certo. Ma per quale occasione si venuto? Allora, per l'occasione perché non sappiamo di ieri. Benvenuti. No, giriamo no. Abbiamo ripreso il giro nei paesi, quindi per portare i nostri prodotti, per conoscerci, per vedere chi ne c'è, chi non c'è. Ciao, Iamonene, grazie, te oba, arrivederci. Ciao, ciao. Iamonene, tu la borsa, Iamonene. Ok. Ciao Luigi, benvenuto. Se ne onne fa molto che stiamo lavorando. Come stai? Quanto tempo ci manco qua? 20 anni sono, 20 anni. Fatta ricordo che ho fatto la scuola. No, aspetta, beh, se ti menti là, un nega. Ma pare che no. Ah, ma che è la nostra? Pare che no. Non è la nostra. No. E tu come ti chiami? Non è che mi ricordo. Giorno. Giorno, mannaggia. L'industriale, abbiamo fatto. Sì. Un mio compagno, abbiamo avuto professore, compagno, si è sposato. Sì. Quanti figli ha? Due. Avesti, io quando mi menti sì. Io due marce, no, sì, due volte. No, il secondo è più serio. Giordano, sì. Iorio, che se n'era. Tu hai portato a Bosch che mi sono fatto la fia dove? Ah, una aperta a Bosch. Grazie, Iorio. Io la miseria. Compagni di scuola. Andiamone. Per televisione devi vedere. Volevo ir là o il suo piccolo, andiamo. Ma te vuoi tu? Andiamo, bene. Torna il signore che fu dove? Guarda. Ma come ti pare fuori? Buongiorno signor, c'era un premio. Mamma mia, andiamo là. No, che... Buongiorno, come sta? Un saluto, un semplice saluto. Guarda, scusa, faccio vedere questo panorama, vieni qua, questo panorama meraviglioso qua. Mettiamo veramente in risalto questa bellezza calabrese, sarà. Di dove? Io sono di Grimaldi. Guarda là, Serafina, guarda. Di Grimaldi sono io. Ah, quindi veramente Grimaldi, ragazzi. Di mattina quando la gente va a fare la spesa, quando andiamo. Che fai? Nella... Io sono casalinga. Casalinga. Sposata? Sì, sposata. Bravo. Ecco, questa è. Qua è la Valle del Savuto, giù? Sì. Che meraviglia. Quelli sono i miei due. Fa fotografia, eh? Fa fotografia. Ma diamoci una cosa a questa signora che si è fermata. Diamoci una bella macchinetta di caffè di Latrone di Via Panebianco, Latrone di Rende, Pietro Rede e suoi fratelli. Grazie. Quanti figli c'ha? Uno. Giovane donna. Muovono un marito. E fanno il suo figlio. E diceva, papà, mangia, no. È giovane. Andiamone, mi guardiamo sotto, andiamone. Grazie, andiamone. Lui sta. E chi cavolo? No, dopo ti do una maglietta di ogni. Iamonenno dentro se cose, dentro se. Se piccolo, addiamo. Ma c'è poca gente, non andiamo in piccolo, bene. Andiamo alla piazza. Iamonenno, ciao, buongiorno. Ciao. Venite ragazzi, signora, c'è un premio per lei, venga. Capite, signore, stamattina? Capite, i corsoni avete stamattina. Allora, ragazzi, guarda che bella. Facciamo anche i panorami, Serafe, così facciamo, mettiamo in risalto questa nostra grande e bella Calabria. Se ci chiamate noi verremo, se ne chiamate verremo lo stesso all'improvviso. All'improvviso. Tu che fai nella vita nelle camere tue? Io? Io sono stato a Milano con 42 anni. A Milano? Sì.
E che cosa hai fatto a Milano? Sono con l'impresa delle polizie. Serafe, io capisco che tu sei un giovane, ma se tu vai troppo a rete, ti ingupo. Non c'è nessuno, non è seguire. Allora, chiudiamo qua la prima parte. Ah, 2 minuti, vieni. Ok, vieni con noi, poi fai foto. Signore, non c'è troppo. Andate 20 minuti, cioè, a degli stamattina, a degli. Vieni con noi, ti divierti, no? Yeah. Oh. Allora, facciamo vedere questa. E quindi tu facevi... Dov'è la piazza, amore? Dov'è la piazza? Girano sotto questa, quella casa è girata. Ah. Buongiorno Salone, hai capito che andiamo a come? Lavorano, si vede ragazzi. Noi lavoriamo, sempre operativi. Siamo in piazza, siamo in piazza. Che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Venite. Ecco, questo è... Buongiorno e grazie amici, grazie. Divertitevi. A dove sta chiazza, amico? In rivicole. Allora ragazzi, ogni giorno ne approfittiamo quest'altro minuto, Serafè. Bene. Buongiorno, scusa. Ogni giorno alle 14.30 e poi per ritardatare anche alle 10.30. Buongiorno signor. Anche alle 10.30. La signora sta lavorando. Accorto le zampe, ecco. Andate piano con queste macchine, che non è che avete a fare la corsa. Io a lei la conosco. L'ho vista su Facebook, che fa tutti i suoi giochini. È vero. Ma aspetti che abbiamo... guarda là, Serafè. Oh, Serafè! Un dorma, Serafè, un dorma! Quando ci chiamano? È vero o no? Vieni qua. Ho ciò da fare, mi sta aspettando il medico. Due minuti. Dammi uno che ci chiami al medico. No, chiamo, vado io a femmina, ci penso io. Ah, femmina. Chiudiamo questa parte qua, Serafè. Un minuto. Allora, aspetta, tu ti chiami? Antonio. Tu che fai? Tu mi vedi su Facebook? Sì. Non sulla televisione. La televisione io sono qua a Porto, la Calabria. La C, canale 19, ecco perché gli incontri servono. La C, canale 19. Oggi vado a vedere. Oggi, ogni giorno alle 14.30. Io pensavo che la mia mi avesse visto in televisione. No. Che lavoro fa lei, scusa? Io facevo l'idraulico. Facevo solo in pensione. Sono in pensione. Ok. Vedete qua, guarda chi giovane ho. I miei due collaboratori, 20.000 collaboratori. No, questa signora qui è di Rogliano, non è il suo collaboratore. Ma lei vive qua a Rogliano? No, vivo a Pavia. Allora salutiamo tutti gli amici. Di Miradoro Terme in provincia di Pavia. Bravo. Che ci seguono, lì c'è un professore, non so se mi siete in perché Pavia poi è grande. Certo. C'è un professore che è di Fuscaldo che si chiama. Sai, non ti ricordo niente, però. E cangia pure camera. Che scaletta, sì. No, ci staro, un dorma! Se c'è l'utopos, fai ci staro, che è di Fuscaldo. E insegna lì. Lei è sposato? Sì. Ah, allora aspetta che salutiamo tutti perché ci seguono anche su Facebook. Allora salutiamo le mie figlie. Bravo. Alessandra, Carla, i miei due bambini, Nathan e Rebecca. E quando le tiene Benedico? No, i nipoti. I nipotini. Allora facciamo una cosa, diamo la linea alla regia, giusto? Che se prima mi sta squartando stamattina. Non basta mai. Aspetta. Allora, ragazzi, ci vediamo domani alle 14.30, ok? Ok.